Gentili amici di Venezia Laguna Nostra e di Città di Venezia, oggi parliamo di cimiteri della nostra città, esattamente del cimitero di Malamocco e del cimitero di San Michele in Isola. Partiamo da questo filmato, amici, con appunto questo luogo sacro che si trova qui nel borgo storico di Malamocco, e parliamo esattamente, amici, di questo monumento funebre che possiamo osservare, dedicato a Orsmida Rosada. Chi è Orsmida Rosada? È l'ex sindaco di Malamocco quando questo luogo faceva comune, prima della grande rivoluzione del 1926, quando furono aboliti anche gli ultimi comuni come quello di Campalto, di Mestre, di Crignago, e appunto le varie località entrarono a far parte del quartiere, dei quartieri della città di Venezia. E Orsmida Rosada era appunto l'ex sindaco di Malamocco dal 1869 a poco dopo il 1880. Un gran bel sindaco, come possiamo anche leggere dalla targa commemorativa che è stata dedicata da parte dei suoi concittadini, e che qui oggi appunto riposa in questo vero e proprio monumento funebre, cari amici, che però avvicinandoci possiamo osservarlo in tutto il suo degrado, che veramente lascia basiti. Una situazione davvero incredibile, perché questo è un vero e proprio monumento funebre, come possiamo osservare, ma che versa in queste condizioni allucinanti. Ad esempio, amici, incominciamo con la porta, se vogliamo così, che non esiste, per poi salire questi tre scalini che incontriamo e trovare questa situazione all'interno, dove poi, oltre che il sindaco, l'ex sindaco Orsmida Rosada, troviamo anche la sua mamma e un'altra persona qui a fianco. Un vero e proprio monumento funebre in questo stato allucinante, amici, di degrado. Come potete osservare, la porta non esiste più, come non esistono più praticamente le finestre, e anche le colonnine che tengono il basamento superiore sono oramai completamente da cambiare. Ma cosa peggiore, è crollato praticamente il tetto, quindi ogni volta che abbiamo delle acque piovane, delle piogge, queste vengono tutte all'interno di questo monumento funebre, e ovviamente le infiltrazioni poi hanno fatto sostanzialmente venire giù tutto l'intonaco e successivamente aprire la parte dei mattoni, che presenta delle crepe molto vistosi, molto vistose, scusate amici, e soprattutto insicure per i passanti che qui appunto vengono a trovare i loro cari nel borgo storico di Malamocco. Ecco qui, amici, la situazione all'interno di questo vero e proprio monumento funebre. Vediamo un attimino anche qui la situazione esternamente, cari amici, che non è per niente così rassicurante, come ad esempio questa scansione di mattoni che è inesistente. Ma soprattutto, se saliamo su questa scalinata, da dove possiamo osservare davvero il degrado incredibile nel quale versa questo monumento funebre, troviamo, amici, i mattoni che si stanno completamente, vedete, sgretolando, distaccando e ovviamente cadendo, e possibilmente, speriamo di no, in testa ai passanti o alle persone che appunto vengono qui, i cittadini, a trovare i loro cari. Situazione di degrado. Scendiamo da questa scala, ovviamente, guardate amici, incredibile come è preso questo monumento funebre di una delle più importanti personalità dell'allora comune di Malamocco. Vediamo un attimino ancora questa situazione di degrado, cari amici. Vedete come gli angoli di questo monumento funebre oramai presentano delle vere e proprie scansioni, dove non esistono più i mattoni, si sono sgretolati o non esistono, sono venuti praticamente giù, sia da una parte, da un angolo, che dall'altra, e possono essere pericolosi non solo per i passanti, per i cittadini che qui vengono a trovare i loro familiari, ma
ovviamente anche per lo stesso monumento funebre, che è appunto questo di Orsmida Rosada e di sua mamma e di quest'altra persona che troviamo all'interno, che può creare delle situazioni davvero pericolose per la stabilità dello stesso monumento. Guardate, amici, l'angolo dell'entrata come si presenta, guardate, è completamente vuota. Ecco qui, guardate, questo è il marmo, i mattoni, e la mia mano si infila praticamente di molto all'interno, non solo, ma anche nella parte più alta. Ecco qui, vedete, amici, e addirittura in questo punto qua. Ecco qua, con questa situazione davvero incredibile che presenta uno dei più importanti monumenti funebri qui all'interno del cimitero di Malamocco. Ecco qui, questa, amici, è la situazione, ovviamente anche dei ferri che possono, vedete, possono cadere e colpire qualcuno, per non parlare poi dell'intonaco vero e proprio, che oramai è completamente sgretolato e può benissimo crollare da un momento all'altro. Questo perché oramai non abbiamo più il tetto nella parte superiore, quindi ad ogni precipitazione c'è questa situazione di acqua piovana che viene qui all'interno di questo monumento funebre che si trova in questo degrado assoluto. Questa, amici, è la situazione del monumento funebre dell'ex sindaco Orsmida Rosada qui del borgo storico di Malamocco e all'interno del suo cimitero. Spostiamoci nel prossimo filmato e a San Michele in Isola per vedere un'altra vergogna, cari amici, ancora più grande. Al prossimo filmato.